Con lancio previsto per metà degli anni 20, il Wide Field Infrared Survey Telescope della NASA, in breve WFIRST, sarà una specie di cugino del veterano telescopio spaziale Hubble, ma con vista grandangolare, grazie a uno specchio da 2,5 metri di diametro e a un sensore grande 18 volte quello di Hubble, l'occhio di WFIRST coprirà un'area di cielo 100 volte più larga. Analizzerà anche gli esopianeti, ma il lavoro più gravoso sarà quello di produrre una mappa dettagliata delle galassie. Una mappa che dovrebbe aiutare a svelare il mistero dell'origine della materia oscura, mostrando chiaramente come questa si disponga nell'universo. Per la stessa motivazione scientifica è in fase di costruzione un telescopio europeo, denominato Euclid come il celeberrimo matematico greco, e di cui è in svolgimento proprio in questi giorni a Roma il primo convegno nazionale della collaborazione italiana. Il lancio di Euclid è attualmente previsto tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, considerando anche qualche ritardo dovuto all'elettronica di prossimità dei rivelatori infrarossi, che ha avuto dei problemi tecnici che adesso sono in via di risoluzione. WFIRST è previsto essere lanciato qualche anno dopo. Sono due missioni che hanno obiettivi scientifici simili per una parte, però hanno delle grosse differenze. Mentre Euclid ha come caratteristica di osservare 15.000 gradi quadrati in cielo, quindi quasi tutto il cielo al di fuori della nostra galassia, per cercare le tracce, gli effetti della materia oscura e dell'energia oscura, misurando la posizione delle galassie sia nell'imaging, quindi utilizzando il lensing debole, quindi la deformazione delle galassie, sia con la spettroscopia, con un telescopio che ha un diametro di 1,20 m a grande campo. WFIRST utilizza un telescopio molto più grande, con un diametro circa doppio, praticamente una replica di quello del Hubble Space Telescope, e ha, oltre la caratteristica di fare imaging e spettroscopia come Euclid, ma solo nell'infrarosso, anche quello di studiare i pianeti extrasolari, andandoli a cercare all'interno della nostra galassia, e di avere a bordo, almeno nella configurazione attuale, quello che si chiama un coronografo, cioè uno strumento che, mascherando la radiazione della stella, riesce a evidenziare pianeti in orbita intorno alla stella stessa e quindi a poterne caratterizzare anche le atmosfere. Questa è una caratteristica che Euclid non ha questo obiettivo. E inoltre WFIRST, date le dimensioni, è proprio un'altra classe di missione. Noi chiamiamo materia oscura qualcosa che dà un effetto gravitazionale. Quindi c'è un effetto gravitazionale. Cos'è che provoca l'effetto gravitazionale? La presenza di materia, e quindi c'è una materia, non emette luce e quindi è oscura. Il fatto è che questa materia oscura direttamente non si riesce a osservare. Ci sono degli esperimenti che cercano sia di produrla che di osservarla nel cosmo e non si riesce a vedere. Attualmente non siamo riusciti ad osservarla. Questo apre anche a ipotesi molto più esotiche, che l'effetto della materia oscura, cioè l'effetto gravitazionale, che è l'unica cosa che osserviamo, non sia dovuta a una presenza di materia, ma a qualche forma completamente esotica di fisica che ancora non conosciamo. E questo è qualcosa di estremamente affascinante. La combinazione degli esperimenti come Euclid, WFIRST, e degli esperimenti a terra, come quelli che si fanno al Gran Sasso, come quelli che si fanno a LHC di produzione diretta, come l'osservazione del centro della nostra galassia, ci permetteranno, io penso, nel giro di un ragionevole numero di anni, di andare a fondo e magari scoprire che è qualcosa di completamente diverso da quello che ci aspettiamo, e magari che non è materia, ma è qualcosa d'altro.